Signori, bentornati in un nuovo episodio di Dead Island 2, ragazzo, si chiama Affanculo, un gioco di zombie. Zombie 2. C'è il gatto che miagola come ogni cazzo di episodio, perché il gatto è sempre lì. E niente, nell'episodio precedente siamo andati alla ricerca di Michael, il cagasotto, insomma, che è scappato perché da quando noi siamo entrati nel nostro campamento con Emma. Vedete, lui non si sente di poco conto, che era, diciamo, il protettore di Emma, forse manager, forse guardia del corpo, perché comunque sappiamo che Emma è una persona molto influente, comunque, e quindi adesso lo stiamo Footprints. cercando fino a qui. Thank you, Lady Luck. Oh, delle orme. Lo stiamo cercando fino a qui, che siamo tipo in uno studio cinematografico. E forse chi lo sa, magari di Emma, dove Emma girava dei film e lui appunto lavorava di conseguenza qui con lei. Perché secondo me è per forza collegata a sta roba, perché sennò è un po' assurdo che una persona si vada a rifugiare proprio qui. Comunque ci stiamo sempre avvicinando, penso sempre di più. Qua troviamo varie note collezionabili che io non mi sto leggendo perché non ha, diciamo, Which way did he una go? storia intrigante il gioco. È più puro divertimento, quindi. Cazzi, qua si richiede una batteria che io non ho. Ad armi, siamo messi alla fin fine anche bene. Non è malvagio. Aia, cioè c'era della benzina a terra. Questi mi sa che ci muoiono. Impalato questo. Minchia, ma noi siamo messi malissimo. Oddio, ma c'è pure quello grosso, non l'avevo visto. Due grossi, come cazzo li fa? Li faccio camminare intanto nel fuoco così. Ti levi dal cazzo tu, grazie. Una katana. Aia, 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 aia. Velocissima. Mare di danno, sto morendo. Sono morto, madonna. Due coglioni, mica l'ansia, oh. Era qui che mi hanno ucciso i due bastardi. Una cosa molto bella è che rimangono feriti. Quindi, il danno che li levate quando respawnate. Certo, diminuisce il livello di sfida. Cos'è? Macete. Oh, ma stiamo trovando armi da mischia fenomenali però, eh. Altre impronte. Di nuovo questa melma, non toccarla. Ah, va tranquillo, ci sto solo camminando sopra. Siamo in quest'area qui, che questa è abbastanza grande. Chi l'avrebbe mai detto? Collerio, sol, rottami. Peccato che le armi hanno una durabilità, onestamente. Sta roba non mi è mai piaciuta dei giochi quando prendi un'arma e ha una durabilità, perché comunque c'è, posso capire magari legnetti, roba del genere, però ho capito, un tubo di ferro, una katana, non lo so, capisco, sì, tutto si va a distruggere nel tempo, per carità, però è vero anche che è una rottura di coglioni, tanto comunque devi cambiarle, capito? Cioè non è solo la durabilità alla fine che ti fa togliere un'arma perché puoi sempre ripararla, però c'è da dire che il fatto che poi nel tempo le armi diventano sempre più scarse, gli zombie diventano più forti, tu sali di livello e di conseguenza anche le armi. Quindi, cioè, tanto il personaggio è comunque costretto a cambiarla, quindi io giustamente le armi non le riparo mai. Ci sono un mare di note che sto trovando. Un progetto, vantaggio massacro. Fammi vedere sta katana, dov'è? Eccola qua. Allora, intanto ripariamola. A posto della katana, vabbè, venderei a sto punto il coltello. È molto più debole il coltello. È sempre veloce, ma è più debole. Mentre il macete è un po' più debole, però lo tengo. Poi abbiamo l'asciantingegno che leva 232. Sicuramente è meglio del coso incendiario. Abbiamo preso che fa cagare. Il martello lo teniamo. Il manganello lo vendiamo pure. E niente, rimaniamo così. Volevo potenziare però la mazza. Minchia, addirittura due slot abilità. Alla mazza possiamo metterci per esempio danno da sanguinamento, che non è male. Forse aggiunge tipo i chiodi, filo spinato e chiodi. E poi abbiamo preso questo vantaggio qua. Questo aumenta i danni agli arti e la durata. Minchia. Allora lo facciamo pure alla katana. Mettiamo il dissanguamento. Cioè, aumentare i danni fisici. Mamma mia, che cazzo gli hai messo? Questo qui. Altra melma. Michael è venuto qui, ma non era solo. Attenzione. Con chi cazzo era Michael? Risalire è impossibile. Ormai sarà vicino. Vabbè, qua ci sarà una boss fight per forza. Prendi l'ascensore. Adesso qua ci sarà Godzilla probabilmente. Aspetta. No, è per forza. O è così, oppure mentre aspetto l'ascensore devo difendere la zona. Probabilmente sì. Mamma mia, no, forti. No, forti. È OP adesso questa katana. Aereo solo. Nel frattempo io lutto, che ho sprecato un bel po' di materiale. No, vabbè, ma è troppo forte.
tipo aia. Boom, boom. A cagare. Belli questi zombie elettricisti, ti lasciano tipo i componenti elettrici. Attenzione, guarda lì. Perdonami, buon uomo. Vediamo il colpo caricato della katana. Tra l'altro velocissimo. Mamma mia, fortissimo. Ma è proprio sta roba. Finalmente arriva la sua. Ma che cazzo di ascensore era? Una porta. Salva Michael dal mo. Ma è vero? Cioè, nel senso, penso. E qui abbiamo fatto tutto noi. Cassetta. Ma è vera sta roba? Ma che cazzo mi stai dicendo? No, è finto, è finto. Io qua compare, salva Michael dal mostro. Non vorrei. Un ragno robot di 15 metri. Solo a Los Angeles. Vabbè, quando è finto. Che cazzo è Michael? È qui? No, ho attivato l'effetto. Ah, il ragno che fa gli effetti. Oddio. Easy, easy. God, what are you doing here? No, no, you first. Me, I came to get. I'm. Oh, God. We're in trouble. Look out! Oh, cazzo. Mi sta squagliando in mano. Guardalo, guardalo. Ma che cazzo è, un clown? Ah, Alesis, quello che abbiamo visto. La nota. Vai, 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 gli ho buttato l'acido. Ma lui mi sa che è acido, mi sa che è immune a sta roba, ragazzi. Mi sa che non si fa un cazzo. Però dobbiamo sfruttare ste robe qua, secondo me. Effetti di veleno del ragno. Vai a cagare, dai, che non ho medici. Allora, ho guardato bene qua in giro. Ci sono diverse trappole che attivano tipo l'acido del ragno, le fiamme che sono vicino ai cosi di benzina. Addirittura c'è pure quel coso lì che fa esplodere il camion. Quindi secondo me bisognerebbe attirare lui in modo da insomma, da farlo arrivare nelle varie zone prestabilite. Però per adesso tipo lui con l'acido non si fa niente. Tanto posso tirarle queste prima, non l'ho preso. Il problema è proprio il fatto che lui non si muova da lì. È lentissimo. Ok, provo a spingerlo, ma non penso. Ma cagare. Ok, no, ma non fa effetto pioggia. Però che ci sono pure gli altri, magari potrebbe far comodo questo effetto qui. Dobbiamo calcolare anche gli altri. Vai a cagare. Perché io ho quest'arma di merda? Tanto per iniziare, prendi la mazza. Aia. Dai, prendilo. Dai, 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 dai. Non ti fare colpire mai. Mischia non comune, liquidante. È un progetto un po' più forte, presumo. Riarmi la mischia. Oddio, che cazzo è? Sta esplodendo. Questo esplode. Oh, hai rotto i coglioni. Penso di aver uscito tutto. Io appena ho visto uccidere salva Michael dal mostro, ho detto dai, devo uccidere un ragno gigante. Ok, questa era la roulotte di Emma Jump, tra l'altro. Hey, you good? I'm fine, just a bit hot. Tell me we did all this for a Romero? Emma's Romero, but I, of course not. Look, medical supplies. Someone need them? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. Yeah, sure. In your own way. Helping the huge star Emma Jaunt, at least. Just give me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. She don't need protection. She wants your advice. We can get out, but she needs to help. She could do anything. And maybe if you tell her that, she'll believe it. Yeah? Sure. Yeah. Okay. Hey, you there? It's Sam B. Hey, what's wrong? Please, no setbacks. Please, heard don't. You was in the hills. Me too. Got a line on some guns. All right, I can work with that. No. Yeah. Come meet me. Ho una soffiata su alcune armi. Back to Emma's first. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. If you insist, friend. But hey. Mm-hmm. Don't keep her waiting, Mike.
Ok, penso la missione sia completata. Siamo a livello 11. Attenzione. Nuova abilità sbloccata. Dove cazzo l'ho presa sta abilità? Non lo so. Ok, Michael e il Sacro Graal, missione completata. E io, signore, vi saluto per questo episodio. Abbiamo battuto questo bastardo qui, abbiamo trovato Michael. E adesso nel prossimo episodio andremo a vedere cosa vuole Sam, per vedere se veramente ci sono delle armi. Signori, alla prossima. Ciao, belle mie.